Operazione congiunta della Polizia di Stato e Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, con il supporto di unità cinofile e di reparti inquadrati, predisposta dal questore della provincia di Salerno nel territorio di Pagani e nei comuni limitrofi. Nel corso delle attività, che hanno visto la partecipazione di oltre 100 uomini e di supporto di contingenti di rinforzo, sono state effettuate 15 perquisizioni alla ricerca di droga ed armi, e al termine delle operazioni è stata rinvenuta la somma complessiva di circa 64.000 euro in contanti, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di attività di spaccio di droga, nonché una pistola scacciacani con tappo rosso rimosso, sottoposta a sequestro, e 90 proiettili calibro 9x17 mm. In particolare, la somma di denaro è stata rinvenuta e sequestrata in seguito ad una perquisizione a carico del titolare di un esercizio commerciale di Pagani, il quale è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio, mentre l'arma e le munizioni sono state rinvenute all'interno di un edificio abbandonato, situato sempre nel comune di Pagani, dove è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Inoltre, i carabinieri dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno hanno sottoposto a sospensione l'attività imprenditoriale controllata a Pagani per l'impiego di manodopera in nero, con una sanzione di oltre 30.000 euro. L'intera zona di intervento è stata presidiata da equipaggi delle forze di polizia, che hanno proceduto al controllo di 112 soggetti e di 80 veicoli.